Ciao a tutte! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto dei Provenzali. Si tratta del filler viso biologico riempitivo rughe con estratti funzionali vegetali all'olio di rosa moschita. Pelli da normali a miste. E io quando l'ho visto in negozio, visto che io amo la linea dei Provenzali perché mi trovo benissimo con tanti loro prodotti, ho detto lo devo assolutamente provare. Allora, come da indicazioni, dice che riempie le rughe e ridensifica la pelle. Vi mostro l'immagine se si capisce. Dice di applicarla localmente soltanto sui tratti da rimpolpare, picchiettare con le dita ed evitare il contorno occhi. Ok, allora la confezione è un... La sto cercando. È un 15 ml. Ed il prezzo è di 7,60 euro. Allora, questo si presenta così, proprio una confezione classica. E con l'applicatore anche comodo. E io l'ho completamente finito. Allora, profumo. Esatto, e ha un profumo, sembra fiorito, fresco, comunque sia. Oltretutto un pochino persiste sulla pelle, quindi è fiorito, non è invadente, ma un pochino persiste. Cosa speravo in questo prodotto? Il miracolo? No. Comunque sia, ho iniziato ad applicarlo appena appena qui intorno e applicato appena appena picchiettato le prime volte mi sembrava di dire wow, c'è proprio effetto ottico, più che altro sembrava una zona molto più ridistesa, molto più distesa. Con il lungo andare, quindi passata una settimana, non ho più notato questo effetto, forse perché la pelle si è abituata. Allora ho provato ad applicarlo a giorni alterni, solamente al mattino, a giorni alterni, ma non ho più trovato lo stesso effetto che mi faceva prima. Quindi, i primi giorni che l'ho applicato, vedevo davvero wow. Poi dopo, a lungo andare, io credo che sia questo il motivo, la pelle si è abituata e non faceva più nessun effetto, neanche ottico. La texture, penso di avervi fatto lo swatch. Ma comunque sia è un gel fresco che assorbe velocemente. Se tornassi indietro, vi consiglio questo prodotto soprattutto per un'occasione, per una serata, quindi non applicare tutti i giorni come cura o come trattamento, ma solamente se dobbiamo uscire, lo applichiamo solo quella sera, poi magari per 2 settimane, no, così la pelle non si abitua. E devo dire che è un po' un peccato perché davvero le prime volte ero super estasiata perché vedevo questo effetto, sembrava proprio che, aspettate, queste leggeri solchi, ok, che adesso con le luci sembra quasi Barbara d'Urso, questi leggeri solchi erano completamente scomparsi, quindi proprio non si vedeva un effetto, non so se è un effetto ottico o davvero il prodotto funzionava, però le prime applicazioni io davvero dicevo wow, mentre adesso l'ho finito, sì, applicato a giorni alterni, applicato 2 volte a settimana, ma non ho più rivisto questo risultato, quindi è più un magic touch da applicare al momento piuttosto che un'azione curativa o ridensificante, questa no. Peccato perché comunque è un prodotto che mi sembrava valido, oltretutto con un buon inci e quindi ho detto perché no, a un prezzo abbordabile. Fatemi sapere se voi avete provato questo prodotto e avete trovato gli stessi effetti. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty low cost come questa e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!